Salve a tutti amici di YouTube, oggi siamo qua a fare un nuovo video con la nostra lavabiancheria protagonista nuova, non si può dire nuova, di seconda mano. E comunque la protagonista è sempre il marchio Rex Electrolux, ma parliamo di una vecchia conoscenza nostra, la Kilotech. Questa uscì nel 2006. Intanto carichiamo perché faremo un carico di biancheria colorata. Questa è stata una delle prime 8 kg che uscì nel 2006. Praticamente uscirono quasi insieme le Jetsi Talchi e la Kilotech. Che la Kilotech uscì dopo la precedente gamma della TimeTech, che quella invece uscì tra il 2004 e il 2005. Carichiamo perché di roba colorata ce n'è tanta, ma sappiamo che alla nostra piccolina non fa paura niente. Vi ricordo che questa, o bene o male vi faccio un attimo il punto della situazione, questa è una lavabiancheria che ha una portata di 8 kg. Centrifuga, cioè velocità massima di centrifuga 1400 giri, era già infatti, come potete vedere, cotone 45 minuti, il cotone eco doppia classe A, e abbiamo, vabbè, lingerie, seta. E in più questo bel display LCD, che è lo stesso display che comunque montava anche sulla Jetsi Talchi. Chiudiamo il nostro oblò, perfetto. Allora, benissimo. Come potete vedere, vi mette il tempo di inizio e fine. Questa macchina, oltre che comunque avere 1400 giri di velocità massima, essere una portata di 8 kg, Jet System, è dotata anche di un motore inverter e del sensore di torbidità dell'acqua, che in base alla torbidità dell'acqua decide la macchina se aggiungere risciacqui supplementari. Diciamo, è stata una delle ultime macchine con sensore di torbidità che è nato, che è stato applicato il sensore di torbidità nella prima serie della gamma delle TimeTech. E con questa Kilotech si chiude il discorso del sensore di torbidità. Quindi poi ci fu una svolta nella gamma di Rex, dove nascono una nuova gamma, sempre col motore inverter, ma stavolta viene stravolto un po' tutto, quindi anche il mobile. Questo è ancora il mobile Robot Line. Dopo invece nel 2007 uscì la nuova gamma, dove il mobile diventa quello chiuso, quello che tuttora oggi utilizzano per fare le macchine. Comunque,
torniamo a noi, questo è il programma Cotoni, ma laviamo invece sul programma sintetici e vediamo un attimo come si comporta. Vedi, questo è il programma Cotoni Economia, però no, andiamo sui sintetici, perfetto. Però noi qua abbiamo anche delle opzioni. Allora, 60 no, laviamo 40, mettiamo la centrifuga, va bene, 900 giri, che poi dopo gliela ripeterò perché comunque gli farò i 1200. Vedete, qui la particolarità è che utilizzavano lo stesso ancora i distop con acqua in vasca. Io lascerò i 900. Andiamo sulle opzioni. No, change, no, andiamo avanti e andiamo avanti e metteremo il possiamo mettere anche, volendo, economico. Ecco, con l'economico aggiungiamo e così 40 gradi, allunghiamo un po' di più i tempi, quindi un'ora e mezza, sono le 10:59. allora, questo è fine ciclo 12:26, che poi può cambiare, attenzione. Non mettiamo prelavaggio, no, forse sì, mettiamolo un prelavaggetto, voilà. Non è di più. Ecco, abbiamo messo un prelavaggio, quindi alla fine col prelavaggio viene quasi 2 ore fino all'una, ma va benissimo. Faremo un prelavaggetto, visto che la roba è anche tanta e comunque c'è anche della roba sporca. Con l'economico vediamo un attimino come si comporta anche la macchina. Io non è che la conosco benissimo, la conoscevo perché comunque quando lavoravo da Troni mi ricordo molto bene quando era uscita il prodotto e ne avevo vendute di queste macchine, e costavano anche parecchio. Questa macchina qua costava, mi ricordo che costava sulle veniva sulle 799 euro, quindi era una macchina già molto costosa. Comunque, bando alle ciance, andiamo avanti. Perfetto, non ho fatto aggiunta di risciacquo, perché questo, se aggiungi il super risciacquo, la macchina ti effettuerà un risciacquo più. Però vediamo, perché voglio capire bene se il sensore di torbidità funzionerà anche sul programma sintetici. Vedete che c'è il doppio vetro. Adesso metteremo un po' di sapone per il prelavaggio. La precarica, questa è tipo classico della Electrolux, del Rex Electrolux. Poco, perché il prelavaggio deve essere un prelavaggio. Meglio laterale, che fa meno.
sta caricando l'acqua. Come avete visto l'inizio, precarica dell'acqua e poi faceva dei movimenti che conosciamo molto bene nelle vecchie input e jazzy, tipo come l'RJ, fa la precarica dell'acqua, fa delle rotazioni. Ecco, partito jet system. Qui devo dire che avevano fatto questo sistema come jet system. E devo dire che è stato un sistema che mi era piaciuto molto. Anche se nella serie, quando uscì la gamma TimeTech, cambiarono il sistema filtro. Non era più il classico filtro a banana, ma divenne il filtro più piccolo, come vedete, poi quello che adottano oggi, poi lo stesso sistema. Ho messo molto poco detersivo, che più diciamo è una fase di prelavaggio, ma più per ammorbidire anche lo sporco. Comunque sporco, sì, c'è roba sporca perché ci sono anche dei strofinacci colorati da cucina, soprattutto per quello l'ho fatto il prelavaggio. Questo jet system ricorda un po', diciamo, l'ugello che mettevano nelle lavabiancheria jet system, quelle con lo blò piccolo, quindi da 28, e l'hanno riportato su questa grande quando uscì la Kilotech. E questa, secondo me, è stata un'ottima idea e dovevano, secondo me, mantenerlo così anche oggi. Il prelavaggio dura circa 15 minuti, quindi non è molto lungo. Scarico acqua di fine prelavaggio.
siamo nella fase di lavaggio. Non so ragazzi cosa ne pensate voi, mi dà l'impressione che abbia gli ammortizzatori scarichi. Comunque non è un problema, si sostituiscono. Siamo sempre nella fase di lavaggio. Vedete che sta facendo il riscaldamento dell'acqua senza utilizzare il jet system. Mi sa che sto doppio vetro lo toglierò, sì. Mi è molto antipatico. Siamo nella fase di lavaggio sempre.
acqua di fine lavaggio. Vi ricordo che siamo sul programma sintetici a 40 gradi, opzioni aggiuntive, prelavaggio e economico, come potete notare. Primo risciacquo. Primo risciacquo. Carico acqua del primo risciacquo. Secondo risciacquo. Scarico acqua del secondo risciacquo.
potete vedere. Ecco, adesso fa i tre spunti. Sì, c'è gli ammortizzatori scarichi, si vede. Thank you.
terzo ed ultimo risciacquo con ammorbidente naturalmente. Poggio la vasca su, poggio per terra, cambio gli ammortizzatori subito. Sì, la scheda è qua. Scarico acqua del terzo ed ultimo risciacquo con ammorbidente e centrifuga.
parte che sentite sentirete un po' di rumore perché gli ammortizzatori sono scarichi. Ecco qua. E con questo abbiamo finito il nostro video. Ai prossimi video. Grazie. Ciao a tutti.